Buongiorno, oggi desidero regalarvi un utility per MetaTrader 4 e il link durerà una settimana, quindi affrettatevi, poi non sarà più disponibile perché ho usato un WeTransfer sostanzialmente. Lo vediamo esattamente dopo la sigla e vi dico esattamente quello che fa. Questo utility serve per cambiare i colori rapidamente e gli schemi dei vari chart. L'utility si chiama Chart Color, ce l'ho qua, ed è per MetaTrader 4. È semplicissimo, è uno script, va incollato il file che c'è in questa cartella. Adesso lo recupero. Eccolo qua. C'è in questa cartella e deve essere messa nella cartella MQL4 scripts. Semplicissimo. Basta, finito. Una volta che si torna qua nel navigatore di MetaTrader, sulla voce scripts, io ce l'ho in inglese, non so com'è in italiano, si sceglie aggiorna e qua troverete il chart color. È semplicissimo, quindi, no? Copiare in una cartella, normalmente per la cartella file open data folder come al solito. Si trascina lo script dentro un grafico qualsiasi e vediamo i parametri. Allora, come vedete, io posso impostare tutti i colori in un unico gruppo. Ma altri parametri ancora, come visualizzare la griglia, se applicarlo a tutti i chart, a tutti i grafici oppure solo il grafico corrente. Poi se voglio applicare il template, ma io ho uno script anche per i template, eventualmente un giorno ve lo carico. E la cosa interessante è questa Hide Window Caption che lo vediamo tra poco. Intanto mettiamo per esempio qua il colore black. Per esempio, nero nello sfondo. Come vedete, in un colpo solo tutti i grafici hanno avuto lo sfondo nero. Ancora, se volessi applicare un'altra cosa che secondo me è molto comoda dentro MetaTrader, che è per esempio Hide Window Captions, io scelgo True. Come vedete, i grafici, oltre che cambiare rapidamente colore, lo stile, quanto serve per questa cosa, riduce il bordo delle finestre, che chiaramente non sarà più ridimensionabile, però permette di recuperare un po' di spazio dentro MetaTrader, che è uno dei limiti di MetaTrader 4 e di MetaTrader 5. Allora, io per ora l'ho fatto per MetaTrader 4, se lo volete per MetaTrader 5, battete un colpo nei commenti, come sempre. L'ultima cosa che è molto comoda, qualora noi avessimo più schemi di colori che ci servono al volo, si possono usare i settaggi. Per esempio, in questo caso scelgo black, che l'avevo già salvato, ok, e lo carico. Chiaramente col tasto save si possono salvare i settaggi dello script e richiamarli al volo. Comunque io ho già salvato, ho scelto il black e torna ovviamente a nero con le impostazioni delle finestre senza il caption, cioè con il caption, perché in questo caso non ho impostato il parametro true. Qualora volessi cambiare anche il caption, cioè togliere il bordino delle finestre, basta che salvo questo settaggio e il gioco è fatto. Semplicissimo, spero che lo script lo trovate utile, vi lascio il link in descrizione. C'è da dire qualcos'altro? No, beh, rapido il video. Fate un po' di prove, giocateci un attimino con i settaggi, vedrete che lo troverete sicuramente molto utile. Io sono convinto che lo sarà perché io stesso l'ho usato a lungo e lo uso tuttora. Quindi, se usate MetaTrader, io ritengo che sia uno dei tool indispensabili. Questo è il primo video che faccio
dove regalo un tool, ne farò altri dove ci saranno altri regali, perché come sapete le cose che mi servono io le sviluppo sempre e poi eventualmente le rendo anche a disposizione per gli altri, per chi ne ha bisogno. Fine delle trasmissioni, spero che vi sia piaciuto questo regalino. Sappiate che se vi iscrivete al canale, oppure se mettete il like, oppure se mettete il tasto dislike, se schiacciate, a me non me ne frega un cazzo, ma se lasciate un commento io sicuramente lo leggerò. Ciao dallo zio.